The Show. Come si arriva a scambiare dei croccantini per gatti con un monopattino? E ringraziano i amici della montagna. E perché ci sono delle mucche? Per rispondere a una domanda ben precisa: si può fare? Ci siamo chiesti: si può vivere con un euro al giorno per una settimana? Per capirlo abbiamo fatto la cosa più ovvia. Pronto? Ciao Jason. Ciao Dimmi. Una domanda: si può vivere con un euro al giorno per una settimana? Ma perché? Non lo so. Allora lo scoprirai, Jason. Ciao, io sono Jaser e a quanto pare stiamo per scoprire se vivere 7 giorni con un euro al giorno a Milano si può fare. Perfetto. Questi qua sono gli obiettivi della giornata: fare la spesa, procurarsi un mezzo di trasporto, non morire. Andiamo a fare la spesa. Vivere con un euro al giorno, ero convinto di potercela fare, che fosse una sciocchezza, ero carico, elettrizzato, cioè non avevo proprio la minima idea di quanto potesse essere difficile. Qua siamo fuori budget. Ok, non trovo né della pasta né del riso che costi meno di un euro. È un problema. 32,69. Non ci credo, sono fuori budget. 10 centesimi meno, però sono anche la metà. Così mi avanzano 9 centesimi. È troppo. Troppo comunque, fuori budget. -14. Ma non era il nostro in offerta il E31 quello? No, 31. Allora visto che mi destra la pasta del... Non me l'aspettavo proprio, quindi mi ha totalmente mandato in panico, non sapevo più cosa fare. Poi mi guardava anche con un'aria un po' di superiorità, mi sentivo in imbarazzo e... Procacciatomi il pranzo, ho realizzato che una delle più grandi difficoltà che avrei riscontrato durante la settimana era appunto quella di spostarsi. La mia idea era andare su quei siti, annunci dove te lo regalo se te lo viene a prendere e cercare una bicicletta. Da adesso andrà bene, me lo sento. È un'ora più o meno che cerco, gli annunci come esso non vengono accettati. Boh, poi magari pranzo, cazzo, c'ho una fame. Fa schifo. In realtà non sono pieno, ma sono nauseato. Mi ha appena risposto: la bicicletta è ancora disponibile, costa 100 euro. Pensi in me. Bicicletta 1 euro. Ciao, disponibile 100 euro. Non vale però scrivere... Bicicletta non ho trovato niente, però ho trovato questi monopattini in cambio di pappe per Mici di Colonia. Ma che cosa vuol dire? Cos'è Mici di Colonia? Provo a mettermi in contatto. Sì, è disponibile. Attendiamo che risponda. Sto andando al supermercato a prendermi qualcosa. Ce le siamo guadagnate. 41 centesimi. Un panino con dentro gli spaghetti. Potrebbe essere una rivelazione, tipo la scoperta stratosferica. No, proprio schifo. La prima giornata è giunta al termine e non è che sia andata proprio benissimo. Mi è bastato il primo giorno per capire una cosa: che un euro finisce davvero subito. Fortunatamente qualche settimana prima avevo preso parte a questo progetto che prevedeva una serie di allenamenti in vista di una gara che avremmo fatto più avanti, e alla fine di questi allenamenti era sempre previsto un buffet, un rinfresco omaggio, e io puntavo tantissimo a quel cibo. Però non poteva essere tutto perfetto, ovviamente. Il problema è raggiungere il posto. Però sto portando avanti le trattative con la signora dei monopattini. Allora, la situazione non procede benissimo. La signora dei monopattini aveva smesso di rispondermi, e proprio quando pensavo che ormai avrei passato tutta la settimana chiuso in casa, l'illuminazione. In una serie TV una volta ho visto un tizio che si procurava su internet dei coupon per delle attività gratis. A questo punto avevo un piano, ovvero trovare online dei coupon per delle corse in bike sharing. No! Beh, 2017 magari è scaduto. Regala 1000 coupon. Congratulazioni, coupon da un euro, vai. Ottimo. Ottenuto il coupon, si era ormai fatto ora di pranzo, ed essendo che avevo gli spaghetti avanzati dal giorno prima, potevo investire tutto il mio budget sul condimento. 35 centesimi, 37 centesimi, 17 centesimi. Sono di un pastoso allucinante. La situazione è tragica. Devo farmi tutto questo tragitto. Non è fattibile. Si va, 3, 2, 1, via. Ma cosa sto facendo? Siamo a metà strada, 2,9 km ormai praticamente fatta. Porta Venezia, Rogoredo, in 1 ora e 20. Sono in ritardo di 3 minuti, dai. Ho già fatto il riscaldamento però. Allora bisogna già correre con la giacca. Ci stiamo allenando qua e inizio ad essere un po' morto. Ma non dire così. E il problema è che allenamento finito, ora c'è un po' di buffet. Che poi era anche il vero motivo per cui mi ero fatto 8 km a piedi. Ma è già finito praticamente tutto. Sto morendo. Ho trovato subito qua fuori una bicicletta. Pedalare è molto più faticoso che camminare. Ho una sete tremenda. Mancano 5 km.
fine come si blocca? Non so che diamine abbia combinato, fatto sta che ho bloccato il mio profilo, cioè non posso più usarlo. Però direi che è un buon momento per mangiarsi la mini banana che ho preso prima. Fine giornata 2. Giorno 3, non mi sento più le gambe. Adesso mi vesto e poi ci mettiamo all'opera. Non ero neanche a metà di questa impresa, però ormai una cosa mi era ben chiara: l'importanza del cibo. Siamo molto abituati a dare per scontato che possiamo mangiare tutto quello che vogliamo, quando vogliamo. E con un euro al giorno sono tornato in un certo senso a dover procacciarmi ogni pasto. Soprattutto considerando che dopo così poco tempo mi sentivo già debole e senza energie. Il piano è molto semplice. Ieri mi sono reso conto che i buffet sono un'idea molto interessante. Perciò mi sono messo a cercare degli eventi gratuiti, facendo molta attenzione che ci fosse del cibo gratis. Più che altro sperando che ci fosse del cibo gratis. Devo essere onesto, ci sono un sacco di cose davvero fighe e ovviamente tutto a pagamento e ovviamente nessuna con cibo. A quel punto, su consiglio di un'amica, ho scoperto che la parola chiave non era evento ma vernissage. Cos'è una vernissage? Inaugurazioni. Ho trovato qualcosa, guardate qua. Vernissage inaugurazione, vai. E oggi, dalle 18 alle 21, vado a comprarmi qualcosa da mangiare. 79 centesimi, mi sono preso i fiocchi di latte da aggiungere alla pasta, pane, acqua, the show, cosa voglio di più? Siccome la signora dei monopattini mi ha risposto, abbiamo concluso l'affare. Meglio croccantini perché si tratta di gatti randagi, ok. Il problema è che dista 10 km. Ascolta una cosa, in pratica devo consegnare dei croccantini a una signora che mi dà un monopattino. Mi serve un passaggio in macchina. Metto passo e parto, dai. Grande. Uela! Ciao! Grazie mille. Era tutto quanto perfetto se solo non fosse che non avevo dei croccantini. Però a questo punto, nuovo obiettivo: procurarmeli. Ciao, per caso avete dei croccantini per gatti? Che è appena passato una settimana fa la ragazza del canile. Per caso c'è un altro negozio in giro? Niente. Vale. Niente. In questo momento. E vuoi che te la regali? Ci siamo resi conto che andare di negozio in negozio alla fine ci faceva perdere un sacco di tempo. Perciò abbiamo pensato fosse più utile fare delle telefonate, ovviamente inventandoci una scusa. Buonasera, lavoriamo per un canile, stiamo cercando del cibo per dei gatti randagi. E dove siete con questo canile? Il canile è un po' fuori Milano in realtà. Da capire, cagnolo. Sì, no, no. No, siamo due ragazzi, è una cosa un po' improvvisata in realtà. Così facendo sembrava che noi volessimo truffare questi negozi di animali. Poi abbiamo capito che era molto più intelligente raccontare la verità. Ascolti, siamo due ragazzi che stiamo cercando di aiutare una signora che ha un po' di gatti randagi. Ovviamente omettendo qualche piccolo particolare, monopattino, e romanzandola un pochino. Una signora che non è proprio messa bene economicamente. Il problema è che abbiamo già... Ma si deve appoggiare alle situazioni. Va bene, arriviamo. Raga! Abbiamo parlato poco fa al telefono. Ecco. Grazie voi. Mille, è stato gentilissimo. Buona giornata. Un sacchetto di croccantini, ce l'abbiamo fatta. Sì. Alla Bat Caverna. Non ci credo neanch'io. Ah, hanno aperto. Andrea. Ciao. Ciao. È un po' impolverato perché è in borsa. Allora. Qua si tira. Qua abbiamo. Grazie mille. Ti ringraziano i miei amici della montagna. Da 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 da. Quanti giorni ti mancano? Questo è solo il terzo giorno. Ci vediamo. Tornato a casa orgoglioso col mio trofeo, la reazione identica di entrambi i miei coinquilini mi aveva fatto capire di aver fatto il colpo grosso. Sei un cazzo di genio. È fighissimo. Che lusso. L'hai scambiato per i croccantini? Sì. Come hai fatto? Ma soprattutto chi ti ha dato i croccantini? Te li ha regalati? Geniale. Questo video mi sta sempre più entusiasmando. Problema: essendo ormai troppo tardi per riuscire a raggiungere qualsiasi evento che avevo trovato per la cena, ero di nuovo allo stesso punto. Dovevo trovare da mangiare. Ho un'idea. Devo andare a prendere una cosa a casa di Alessandro. Ci sto andando ora che è orario di cena, nella speranza che lui stia cenando. E quando sei lì vuoi che Greta non mi dirà vuoi qualcosa da mangiare? Io no, vabbè, se proprio insisti. È importante che non abbiano appena finito di mangiare. Non vorrei disturbare, state mangiando? Abbiamo finito. Adesso voi cazzo. Sì, però non vale che ti presenti da me perché è praticamente come barare. Zezè, vuoi un cappuccino? Sembra che tu sia a digiuno da due mesi. Grazie. Testa di cazzo.
Oggi mi sento particolarmente stanco. Stanco, vero, ma con un obiettivo molto ambizioso: raggiungere l'inaugurazione del supermercato a Settimo Milanese. Senti come suona bene. Il problema... Se da un lato l'inaugurazione era molto allettante perché voleva dire cibo gratis, dall'altro lato erano più di 20 km da fare in monopattino. Non son pochi. Diciamo che alla fine ho fatto la scelta più intelligente. Forse no. Col monopattino è vero che vai più veloce, ma sfrutti dei muscoli che io non ho per niente allenato mai. E quindi faccio il doppio della fatica. Mancano ancora 2 ore e 10 minuti. A giudicare dall'ambiente intorno a me, penso di essere arrivato in periferia. Mancano 4 km. Mancano 3 km, mi spaventa il ritorno. Guardate, ce l'abbiamo fatta! Mi sono gasato troppo e mi è scesa tutta quanta la stanchezza. Sono arrivato. Vedete, i palloncini sanno significare che c'è l'inaugurazione. Certo, quando avevo trovato l'evento di questa inaugurazione mi immaginavo tipo il sindaco che sciabolava lo champagne davanti a questo supermercato mega futuristico, e invece era un supermercato piccolino di un paesello, però... Ah, l'aria di campagna. Mi ricorda casa. Ciao, un po' di tè. Grazie. Un altro sorsino? Te la pesco, esatto. Però per fortuna anche nei paesini le inaugurazioni prevedono del cibo gratis. Faccio io? È fa sbagliare per chiedere anche un sorso. A quel punto mi sembrava stupido non approfittare delle incredibili offerte di questa inaugurazione per fare la spesa con il mio euro. Sì. Il salume più in offerta è con un euro quale mi prendo di più? Di mortadella. Sì, si può avere anche un assaggino? Gentilissimo. Buona, buona. Grazie. Perfetto. Buona serata. Altrettanto. Ho passato i successivi 30 minuti a quel chioschetto del buffet e ho pensato di fare un po' di conversazione di circostanza per dare un po' meno nell'occhio, diciamo. L'avete aperto oggi? Prima qua cosa c'era? L'unis storico. Non è che sono questi, buoni. Sono questi qua che prima di parlarvi. Vi consiglio questi biscotti. Sono molto buoni. Ah, si mangia qua. Siccome mi sta morendo tutto, non ho più il cellulare, non ho più la videocamera, sono stanco, farò una cosa di cui mi vergogno un pochino. Prenderò i mezzi pubblici. Io in realtà l'abbonamento ce l'ho, però per non falsare l'esperimento, se mi fermano dichiarerò di non avercelo e nel caso prendermi la multa. Ah, non avevo capito. Anche se ero completamente stravolto e distrutto, prima di poter andare a casa avevo un altro obiettivo: raggiungere via Paolo Sarpi, dove c'era un evento in cui speravo ci fosse del cibo migliore di quello del supermercato, che per l'amor del cielo erano buonissimi quei biscotti, però 20 km per 3 biscotti diciamo che non è un grande affarone, ecco. Grazie mille. Una cosa estremamente assurda e divertente è che a quell'evento ho incontrato il signor Franz, il mio coinquilino. E a differenza mia, lui era stato invitato. Ma tu sai che cos'è questa cosa? No. Ma Gabriele, perché tu sei qua? Ma no, perché tu sei qua? Perché ho dato l'evento su Facebook. Ah, ok, non te l'ho invitato. No. Il mio voler perseverare e raggiungere tutti gli obiettivi che mi ero imposto, tralasciando il fatto che ero completamente distrutto, ha portato i suoi frutti. Ma senti, ho fatto bella come un bravo di ciliegio. E questa storia è la dimostrazione che anche senza soldi ci si può divertire. Sono distrutto. Questo è quello che mi è avanzato da ieri. Ancora buono. Ho dormito un'oretta e mezza circa. Ce la faccio più. Dopo un pomeriggio di totale sconforto ma anche riposo, sono andato a cena in pizzeria con degli amici. E vorrei molto poter dire che per una volta è andato tutto liscio, ma no, perché sarebbe troppo semplice se no, giusto? Quando tu mi hai detto porta la pasta, portala già fatta o... Ma perché ti hai portato la pasta, la busta? Sì. Secca. Sì. Quindi non porta già fatta la pasta. Io volevo chiedere una cosa. Sì, io mi sono portato la pasta, è possibile? No, 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 no,
parlo di caccia dei soldi stasera. Non volevo sacrificare la serata con gli amici, no? Ho detto, non è perché uno non c'ha soldi, deve stare. Posso inviare Ed è a quel punto che ho avuto l'illuminazione, che ho improvvisamente unito tutti quanti i puntini, mettendo a frutto quello che la vita mi aveva insegnato in questi 5 giorni. Quello che per gli altri può sembrare superfluo, per te che hai solamente un euro, può diventare fondamentale. Ho chiesto le croste di pizza avanzate a delle ragazze al tavolo accanto. Don't eat this. I love so much grazie mille. Tra l'altro, visto che le hanno tagliate con la forchetta, quindi non c'era neanche la saliva, nel senso, non avevo niente di cui lamentarmi. La cosa più interessante di tutto questo è che le ragazze non si sono poste nessun problema. La cosa importante non è il cibo, ma è la compagnia e l'amicizia. Sì, amici amici, intanto nessuno che mi abbia offerto una pizza. Marcioni. Oggi mi sento un po' meglio rispetto a ieri. Vai! Non vado a fare la spesa oggi perché voglio uscire stasera per divertirmi e mangiare qualcosa di buono. Mi sono ricordato che tempo fa lessi di un locale a Milano dove si può pagare con i follower. Dopo aver fatto delle ricerche su quel ristorante, ho trovato un articolo dove dicevano che hanno ideato il sushi sospeso. A tutti gli instagrammer che verranno a mangiare da noi, d'ora in poi chiederemo di lasciare un piatto tra quelli a cui hanno diritto in omaggio per chi non può pagarselo. Pronti per questo sabato sera da urlo? Ciao, ho trovato questo articolo, no? Che dice del sushi sospeso. Io sto vivendo con un euro al giorno. Ah, il sushi sospeso è una cosa che abbiamo fatto tanto tempo fa. Ok, quindi non c'è alcun tipo di possibilità di qualcosa. Vabbè, vi ringrazio. Niente, non so cosa fare. L'unica idea che mi è venuta in mente, ho visto Giacomo Hockman su Instagram che stasera va al Fabrica al concerto di Gabri Ponte. Ciao Giacomo, appena hai un attimo libero, riusciresti a richiamarmi? Mi ha risposto Driver Rock. Tra poco vado all'hotel, che poi dopo pure devo andare in serata. È una cosa urgente? Ma tu non riusciresti proprio a provare, diciamo, a farmi imbucare? Quel messaggio venne visualizzato, ma non ricevetti alcuna risposta. E fu l'ultima volta in cui ebbi notizie di Giacomo. Voglio uscire stasera per divertirmi e mangiare qualcosa. Decisi allora di affogare tutto il mio dolore nel cibo, senza badare a spese. Ultimo giorno. Per l'ultima volta. Andiamo. Per l'ultimo giorno avevo un obiettivo chiaro. Un bel pranzo domenicale tipico milanese. Una poke. E avevo un piano. Arrivare in Piazza Duomo e convincere qualcuno a offrirmelo. L'euro di oggi non voglio usarlo per mangiare perché o riesco nel mio intento o piuttosto digiuno. Tanto ormai siamo all'ultimo giorno. Io oggi non ne ho bisogno. So che non è molto, ma tutto quello che ho oggi. Siamo arrivati in Duomo, ma mettiamoci subito all'opera. Voglio farvi un'offerta imperdibile. Vedete questo monopattino? Sì. Può essere vostro in cambio di un biglietto della metro e una poke. Va che è figo sto monopattino, ragazzi. Attenti il monopattino. Fate colletta e avete un monopattino per andarci in giro che è una mina. Stiamo facendo robe, grazie. Va bene, buone robe. La stanchezza si era ormai completamente impossessata di me. Ero rassegnato e non avevo proprio voglia di fare nulla. Vi voglio proporvi uno scambio. Io non sono di qua. Subito. Dai. Io non sono di qua, quindi non so dove portarlo. Io non so come portarmelo in giro, che devo portare lui, se no cazzo. Sto vivendo tutti i giorni con un euro al giorno, questo è il mio ultimo giorno. Devi barattarlo per forza? No. Un panino va benissimo, te lo offro io. Davvero? Ma questo te lo godi. Mamma mia. Grazie mille, raga. Vi ringrazio per avermi offerto questa merenda. È grandissimo. Sono un po' stanchino. Credo che tornerò a casa. Vivere 7 giorni con un euro al giorno. Si può fare? Sì. Però dopo solamente 2 giorni ti senti stanco e demotivato. Inizi a mangiare qualsiasi cosa, anche i cibi che solitamente non ti piacciono, perché in realtà in quel momento non riesci tanto a concentrarti sul sapore. Vuoi solamente qualcosa che ti dia energia. Mi sono reso conto di quanto sia difficile trovare cose che costino meno di un euro. Nel senso, se avessi speso 7 euro il primo giorno, sarei riuscito a fare una spesa anche dignitosa e non avrei dovuto muovermi così tanto per procurarmi del cibo. E qui l'altro
altro grande problema, il mezzo di trasporto. Cioè, non avere un mezzo di trasporto ti rende la vita impossibile, perché l'energia che consumi per raggiungere un posto in cui trovare del cibo è maggiore dell'energia che assumi con quel cibo. Sicuramente senza conoscenze o amici pronti a darti una mano, penso che sarebbe stato impossibile. L'unica cosa positiva è che ti obbliga a tenerti in movimento, a fare dell'attività fisica, che andrebbe integrata con una buona alimentazione, sì, però dettaglio irrilevante, perché alla fine, grazie a questa dieta, io ho perso ben 2 kg in una sola settimana ed era questo il nostro obiettivo, giusto? No, non era... Allora perché l'ho fatto, scusa? No, si può fare? Sì, però ve lo sconsiglio. Lasciate un like se volete che questa nuova serie continui, si può fare. Anzi, scriveteci nei commenti se vi è piaciuta e soprattutto suggeriteci nuove situazioni di cui Jaser poi dovrà verificare la fattibilità. Non so, arrivare a Londra con 10 euro. Oppure potremmo dimostrare quanti appuntamenti si possono fissare in un giorno su Tinder. Imparare a giocare a Fortnite in 3 giorni. Insomma ragazzi, un sacco di cose, scrivetecelo nei commenti e a 100.000 like faremo mangiare a Jaser per una settimana intera il sushi, che è un po' il sogno di tutti. Però vediamo cosa succede facendo l'analisi del sangue prima e dopo, insomma. Sarà contento Jaser, che approfittiamo per ringraziare. Andatelo a seguire sul suo Instagram e noi vi salutiamo e ci vediamo settimana prossima. Iscrivetevi al nostro canale, mi raccomando. Questo ciao. Si può fare, grazie.